Buongiorno ragazzi, oggi faremo una lezione di grammatica e vedremo insieme che cos'è il modo condizionale, come si forma e quando va utilizzato. È un modo del verbo e indica un'azione che avverrà solo a condizione che se ne verifichi un'altra espressa al modo congiuntivo. Ma che cosa vuol dire esattamente? Vediamo insieme qualche esempio. Prenderei un cagnolino se i miei genitori me lo permettessero. O ancora, uscirei per una passeggiata se ci fosse il sole. Buona notizia in arrivo, il modo condizionale ha solo due tempi, il presente e il passato. Vediamo insieme adesso le coniugazioni dei verbi essere e avere al tempo presente e passato. Il verbo essere al tempo presente. Io sarei, tu saresti, egli sarebbe. Noi saremmo, voi sareste, essi sarebbero. Al tempo passato invece aggiungiamo la parolina stato. Io sarei stato, tu saresti stato, egli sarebbe stato. Noi saremmo stati, voi sareste stati, essi sarebbero stati. Il verbo avere al tempo presente. Io avrei, tu avresti, egli avrebbe. Noi avremmo, voi avreste, essi avrebbero. Al tempo passato aggiungiamo la parola avuto. Io avrei avuto, tu avresti avuto, egli avrebbe avuto. Noi avremmo avuto, voi avreste avuto, essi avrebbero avuto. Ma attenzione ragazzi, il condizionale è il modo della R, ma non va confuso con il futuro semplice del modo indicativo. Vediamo un esempio. Io mangerei è un presente del modo condizionale. Io mangerò è un futuro semplice del modo indicativo. Attenzione anche alla prima persona plurale, noi, che nel modo condizionale non va confusa con l'indicativo al tempo futuro. Quindi dobbiamo ricordare una M indicativo, andremo, faremo, diremo. Due M indicano invece il condizionale, andremmo, faremmo, diremmo. Ricordiamo inoltre, ragazzi, che il modo condizionale si utilizza anche per esprimere un desiderio. Vorrei mangiare una fetta di torta. O anche per fare una richiesta in modo gentile. Mi passeresti l'acqua? Ma come formiamo i tempi composti dei verbi al modo condizionale? Chiediamo aiuto come sempre all'ausiliare essere e avere. Vediamo due esempi. Con l'ausiliare essere e con l'ausiliare avere. Bene ragazzi, non mi resta che dirvi esercitatevi. Alla prossima lezione!